Purtroppo anche oggi, 25 giugno, abbiamo un altro lutto sul lavoro. Si tratta di Giovanni Terrana, un operaio di 65 anni, che è morto questa mattina a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, cadendo da una impalcatura di 5 metri circa. Non è purtroppo, come voi sapete bene, l'unica vittima di incidenti sul lavoro che si susseguono con una allarmante e inaccettabile frequenza. Solo negli ultimi giorni possiamo, tornando a ritroso, dobbiamo ricordare Giovanni Guarascio di 69 anni, spezzino, che è morto quando la gru accanto a cui lavorava è caduta e col lungo braccio lo ha colpito mortalmente. Il giorno 24, Boccar Diallo, che è un senegalese di 31 anni, è deceduto nel reparto Grandi Ustioni di Verona in seguito alla nota vicenda dell'esplosione dell'Aluminium Bozen di Bolzano. Il 21, quindi vedete la frequenza incredibile, Valerio Salvatore, giovane romano di appena 29 anni, è caduto dal tetto di un'azienda a Camboleone, in provincia di Latina. Da circa 10 metri e non ha avuto scampo. Mirko Schirolli, il 21 giugno della stessa giornata, è morto in una fabbrica in provincia di Mantova, schiacciato da un macchinario industriale. Vedete, un bollettino di guerra incredibile. Il giorno prima, il 20 giugno, Pierpaolo Bodini, di 18 anni, è morto per il crollo di un macchinario che lo ha travolto mentre lavorava in un campo all'interno di una cascina a Brembio, in Lombardia, nel Lodigiano, come vedete, nord, centro, sud. E poi il caso forse più noto di Satnam Singh, il bracciante indiano, che il 19 giugno è morto, abbandonato dal datore di lavoro davanti casa dopo aver perso il braccio destro in un incidente sul lavoro nella sua azienda agricola, morto dissanguato. È un bollettino allarmante, incredibile, inaccettabile, che tutte le forze politiche hanno sottolineato, che il Presidente della Repubblica ha messo al centro di un suo specifico intervento e che noi non possiamo ignorare. In accordo col presidente della commissione d'inchiesta del Senato sugli infortuni del lavoro, si stanno intensificando i lavori della commissione per portare in aula una relazione all'Assemblea, ma dalle parole bisognerà passare ai fatti, cioè alla normativa. Ma io credo che al di là della normativa, una presa di coscienza, una consapevolezza della centralità di questa questione debba attraversare tutte le forze politiche e portarci a risposte le più urgenti possibile, perché questo bollettino di vera e propria guerra non abbia a proseguire in questa maniera allucinante. Io vi invito, se volete, ringrazio i presidenti di tutti i gruppi che hanno dato mandato a me di ricordarli anche per conto di tutte le forze politiche presenti al Senato. Abbiamo appena fatto l'assemblea dei presidenti di gruppo e in forza a questo loro mandato vi prego e vi invito di rivolgere a loro un pensiero in qualche attimo di silenzio, grazie. Vi ringrazio.